Salve! Ben svegliato! Come va? Cerchiamo di non menare il can per l'aia. Tutto va, questo no. D'accordo? Tu sei una persona civile. E anch'io lo so. Rilassa. Cosa credi che sia questo? È il mio dito. Questo è il mignolo. Questo è il pollice. Questo è il mignolo. Questo è il pollice. Ora ti passo il mignolo davanti agli occhi. Così. Ora faccio la stessa cosa con il pollice. Così. Posso farlo anche con tutti e due contemporaneamente. Così. Posso fare tutto quello che voglio. Credi che sia matto? Mia madre ne era convinta. Credi che passare le dita davanti agli occhi delle altre persone sia una cosa stupida? Beh, ti capisco. Tu sei un uomo di un'intelligenza superiore. Ma la penseresti così anche se al posto del mio dito fosse il mio stivale? Oppure il mio cazzo? Perché sono così ossessionato dagli occhi? Sono davvero così ossessionato dagli occhi? Ma forse sì. Ma non dai miei occhi. Dagli occhi degli altri. Dagli occhi di tutti gli stronzi che porto qui dentro. Sono così vulnerabili. L'anima risplende attraverso i loro occhi. Sei religioso? Io sì. Secondo te, da quale parte sta Dio? Quasi quasi mi bevo qualcosa. Forse ti stai chiedendo dov'è tua moglie? È in un'altra stanza. Bella donna, eh? Ah. Non ti preoccupare. Reggo bene l'alcol. Ti sarei accorto che sono un tipo che chiacchiera. Chiacchiero volentieri. Inizio la conversazione, se così si può definire. A cuor leggero, sottotono. Mentre un altro aspetta tra le quinte, silenzioso, introspettivo, raggomitolato come un pugno. No. Sono io che comando qui dentro. Dio parla attraverso me. Tutti mi rispettano, compreso te. Vero? Ho ragione di pensarlo. Allora, perché continui a mandarmi le richieste di giochi su Facebook? Io non gioco a Facebook!
fare una scoperta. Conversazione, se così si può definire. A cuor leggero. Sottotono. Che ma sta cazzo è duda.